Oggi video dei prodotti finiti del mese di luglio. Non sono tantissimi, però ce ne sono un pochino. Allora, primi prodotti finiti sono queste salviettine della Fria. Io le finisco ogni mese più o meno un pacco, massimo due, adesso ne avevo due in giro, quindi le ho terminate. Tra tutte le salviettine che finora ho provato, queste sono quelle che mi piacciono di più e con cui mi trovo meglio, sia per quanto sono imbevute le salviette, sia per comodità. L'unica cosa, l'ho già detto anche forse in altri video, è che quando vado comunque ad aprire la confezione, a volte ne fuoriesce più di una, però la profumazione e la delicatezza che hanno queste salviettine sul culetto del bambino, per me sono comunque ottime. Io poi vado comunque sempre a risciacquare ogni volta. Poi altre salviettine terminate sono queste qui della Pampers, che io metto qui nella mia postazione make-up per pulirmi o quando magari mi sporco. Le trovo utili perché comunque hanno un costo basso. Io le trovo, a volte le trovo anche 80 centesimi, quindi sono fin troppo economiche, e da usare così per me sono perfette. Altro prodotto terminato che non utilizzo io, ma che utilizza il mio compagno, questo deodorante della Nivea, e questo è quello con cui si trova meglio. La profumazione non è fortissima e devo dire che si trova bene. Poi invece il mio deodorante terminato è questo qua della Natura Amica, questo qui è quello roll-on. Questi a me piacciono tantissimo. Prima compravo quello a spray e utilizzo a volte anche quello l'allume di Rocca, diciamo. Però questo diciamo che è quello con cui mi trovo meglio, sia per comodità, perché si applica in un istante, ecco, che per durata sulla pelle. Devo dire che mi trovo meglio con questo rispetto a quelli spray, perché spesso ho notato che con quelli spray, quando arrivavo alla fine, spesso faceva fatica a fuoriuscire il prodotto, non so, comunque vabbè. Ho terminato e ho dovuto cestinare questa spugna di Cose della Natura, questa è il Fine Dama Sbiancata. Avevo preso quella grossa, però colpa mia, nel senso è stato un errore mio, non mi sono accorta che era rimasta bagnata e non si era asciugata all'interno, quindi poi ho provato a tagliarla e all'interno è diventata così, quindi l'ho dovuta cestinare. Comunque ne ho già presa un'altra un po' più piccina, perché comunque almeno si asciuga più in fretta. Io da quando utilizzo queste, anche a struccarmi ci metto un attimo, ci metto appunto poco tempo e le trovo comode, le trovo una coccola per il viso. Io praticamente quello che faccio io è che la vado a bagnare, passo un burro struccante e poi bagnata, questa qui bagnata, la passo sul viso e vado a rimuovere tutto. Poi utilizzo successivamente un detergente. Io in pochissimi minuti mi strucco e mi sto trovando davvero bene, quindi ottimo. Poi, finita questa tinta naturale Frais Monde, si chiama Frais No Monde, comunque l'ho voluta provare una tinta naturale, questa è nella colorazione 7.4. Volevo riprendere un po' il colore sulla ricrescita, più che altro perché sulle lunghezze ce l'ho ancora, ma non mi ha colorato niente. Non so se per il fatto che sia una tinta naturale, quindi magari su capelli tinti con tinte chimiche, ecco, appunto non prenda, o perché magari più una crema, infatti qua dice crema colorante, però non, ecco, non mi è piaciuta, non la riacquisterò. Peccato perché il colore mi sembrava quello giusto. Ho notato che ha ravvivato un po' più il colore nelle lunghezze, però proprio all'attaccatura non ha preso, quindi niente, non la riprenderò. Poi ho terminato questo gel detergente della NUX che mi è piaciuto molto. Questo qui era la linea alle rose, se non sbaglio, che è quella tutta rosa. E questo mi è piaciuto e secondo me è un prodotto che può essere utilizzato soprattutto d'inverno, perché è cremoso, è corposo, è nutriente, quindi magari se lo riacquisterò, lo riacquisterò nel periodo invernale, più che in questo periodo un po' più caldo, ecco, magari nel periodo primavera-estate prediligo prodotti che siano un po' più leggeri, un po' più rinfrescanti, però mi è piaciuto, è stato ottimo.
Poi vado a cestinare, ne è rimasta poca, però è andata ben oltre il pau, quindi non rischiamo. Questa crema corpo della Ecos l'avevo presa per il piccolino, mi piaceva perché comunque la profumazione era comunque delicata, si sente ancora un po', e si assorbiva in pochissimo tempo. Ho terminato questo campioncino della Nuxe, della linea Acquabella. Allora, sul viso mi è piaciuto perché ha la stessa profumazione del detergente che ho. L'unica pecca è che io il tonico sì, lo passo sul viso, però poi vado a passarlo anche sugli occhi per andare ad eliminare quei rimasugli di make-up o di mascara che a volte restano. Ecco, per sicurezza io do un'ultima passata. Mi capita raramente, però mi capita che alcuni tonici mi vanno a bruciare gli occhi ed è il caso di questo qui. Peccato perché sul viso era davvero davvero freschissimo e quindi secondo me è uno di quei tonici adatti a questa stagione calda. Non so, magari se lo acquisterò lo utilizzerò magari solo sul viso e non sugli occhi, però mi è piaciuto. Poi ho terminato questo sapone dei provenzali, questa qui era alle rose, io li riacquisto spesso, sono i saponetti che utilizzo, vabbè, per lavarmi, sciacquarmi le mani in bagno e a volte li utilizzo anche per pulire i pennelli, mi trovo bene perché sono delicate e questa leggera profumazione poi permane leggermente anche sui pennelli. A me piacciono perché poi ci sono vari gusti e quindi mi piace poi cambiare in base ai gusti che ho al momento. Poi ho finito quest'acqua tonica, no, questo tonico della Nuxe, sempre della Lilia Alderose, e questo a differenza dell'altro mi è piaciuto tanto perché era delicato, la profumazione anche questa delicata alle rose, quindi si sentiva ma era lieve. E anche utilizzato sugli occhi non mi andava ad irritare la zona, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Poi, come ogni mese, ho terminato questo gel d'aloe dell'Omnia. Io lo utilizzo principalmente per lo styling dei capelli. A me piace perché ne uso in quantità minime, proprio un pochino così, lo vado poi a massaggiare su capelli, anche su capelli asciutti, e mi tiene la piega, chiamiamola piega, tutto il giorno. A me piace, io da quando ho scoperto il gel d'aloe non acquisto più la schiuma, o meglio, acquisto quella della Provost, sì, era Provost, però la applico soltanto quando vado a lavare i capelli e quando poi li vado ad asciugare. Quindi quando poi faccio lo shampoo ne applico un pochino applico un pochino di schiuma della Provost e poi un po' di questa. Poi durante la settimana, finché non mi vado poi a lavare i capelli, utilizzo soltanto questo. A me piace. Poi ho terminato, peccato perché mi è piaciuta tantissimo questa acqua micellare della Jonzac. Mi è piaciuta da morire. La profumazione è dolce e delicata. Ti viene proprio voglia di utilizzarla. Non è quel dolce nauseante. Sul viso è proprio idratante, infatti è l'acqua micellare idratante. Quindi secondo me per chi ha la pelle secca è una delle acque micellari, cioè è un tipo di acqua micellare che potrebbe essere utile per chi ha la pelle secca, perché è davvero molto delicata sulla pelle, mi è piaciuta davvero tanto. Se la trovo in offerta la riacquisto sicuramente. Ultimo prodotto terminato sono queste maschere per il contorno occhi della Shiseido. Che contengono 12 pacchetti, quindi 12 applicazioni. Io l'avevo acquistato quest'inverno perché il mio contorno occhi era molto molto secco e segnato e necessitavo di un qualcosa di strong, e devo dire che questi mi hanno proprio sono andati a reidratare la zona. Non l'applicavo sempre, l'applicavo una volta alla settimana e io ho visto proprio la differenza a livello di secchezza, non di rughe, perché quelle ci sono e rimangono, però a livello di secchezza ho visto proprio un miglioramento. Quindi se mi ricapita di avere un problema di questo genere, nel senso che di avere la zona secca, sarà un prodotto sicuramente che riacquisterò, non adesso, ma riacquisterò. Ma mi sono piaciuti davvero tanto. Poi, un prodotto make-up terminato è questo eyeliner della Deborah, l'ho comprato non so quanti anni fa
lo utilizzavo, non, cioè io non sono in grado di fare la riga di eyeliner con la netta, non mi ci vedo neanche più di tanto. Quello che andavo a fare è andare a scurire proprio la, facevo una linea sottilissima fra le ciglia, proprio per far sembrare le ciglia un po' più folte. Adesso è andato, nel senso che si è andato. Anche l'odore è un po' strano, però non scrive quasi più. Si è andato quindi a seccare un po', però mi piaceva perché comunque l'applicatore, per quanto fosse piccino, era comodo. Per me, che sono inesperta, era comunque comodo, riuscivo facilmente a disegnare una linea sottile, e il fatto che aveva comunque, ha comunque un, come si chiama, il pennellino quel piccolino, è proprio micro, e quindi vi permette di fare una riga di eyeliner sottile, o comunque di farne una un po' più spessa, però riuscite a regolarvi. E basta, allora questi sono i prodotti terminati del mese di luglio. Io spero che questo video vi sia piaciuto e grazie per la compagnia. Se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!